Bentornati a MrGadget.tech, oggi entriamo nell'Olimpo dei tablet con il nuovo Huawei MatePad Pro 12.2. Quando diciamo Olimpo dei tablet ci riferiamo ad una fascia alta di mercato con prodotti estremamente competitivi ma soprattutto prodotti estremamente potenti e completi. In questo caso un tablet con uno spessore minimale da 5,5 pollici e un peso di 500 grammi che rende questo oggetto facilmente trasportabile in tutte le condizioni. Ma l'elemento distintivo fondamentale di questo tablet è il suo display, perché il nuovo tablet Huawei MatePad Pro 12.2 ha un display paper matte, cioè quelli che riproducono e diciamo imitano il comportamento della carta, quindi togliendo quasi totalmente i riflessi dal display. Quando dico quasi totalmente è perché in percentuale rimane ovviamente una piccola percentuale di luce che viene riflessa, ma la stragrande maggioranza viene assorbita e il risultato è che la leggibilità di qualunque contenuto su questo display è elevatissima, mantenendo però la qualità esatta, perfetta e precisa del colore. Questa è la magia di un display che ha anche una luminosità massima davvero elevatissima. Non mi soffermo tanto sulla fotocamera perché è un elemento secondario quando si parla di tablet, ma mi concentro invece sulla batteria 10.000 mAh, vuol dire che usandolo con un uso piuttosto intenso arriverete a 2 giorni di utilizzo, ma con una condizione di utilizzo normale, consultando magari la posta ogni tanto, navigando in internet, arriverete a molteplici giorni di utilizzo. E comunque quando la batteria si esaurisce c'è la possibilità di usare un caricatore con cavo proprietario che arriva a 100 watt, 40 minuti per andare da 0 al 100% di carica. Ma vi assicuro che questi 10.000 mAh vi daranno filo da torcere nel tentativo di scaricarli, perché l'autonomia è veramente elevata. Conta anche cosa si può fare con questo tablet, perché sappiamo benissimo che Huawei non può disporre dei servizi di Google, anche se questa è un'informazione solo parzialmente esatta, perché in realtà si possono scaricare le migliaia di applicazioni che sono sul Huawei App Gallery, ma anche utilizzare una soluzione esterna che si chiama Aurora Store, che permette di installare tutto quello che dovesse mancare dall'App Gallery. Ma non solo, perché siamo in un mondo in cui ormai quasi tutti i servizi, quasi tutte le funzionalità sono anche web app, quindi strumenti che si possono utilizzare sfruttando semplicemente il browser di un dispositivo, e anche in questo caso attraverso il browser si può accedere a qualunque tipo di servizio, YouTube, Netflix, tutto quello che eventualmente non si vuole installare o scaricare direttamente sul dispositivo. E poi ci sono le app per lavorare, ce ne sono veramente tantissime. C'è la piena compatibilità ad esempio con la suite di Office di Android, c'è la suite VPS che include e contiene tutti gli strumenti per il lavoro. E a proposito di lavoro c'è anche un dettaglio in più, c'è quello cioè della tastiera che si può aggiungere magneticamente e che si collega in modalità wireless, che trasforma questo tablet in un vero e proprio notebook, con la differenza però che il peso è molto più contenuto. E se la tastiera non vi bastasse potete aggiungere anche Huawei Pencil, che può sfruttare in primo luogo una tecnologia per cui scrivere sul display sarà esattamente come muovere la penna o il pastello su carta. Avete una frizione dello schermo che dà veramente la sensazione di movimento attraverso le microvibrazioni sulla carta. Potete sfruttare un programma come GoPaint, che nel mio caso può portare solo alla creazione di cose inguardabili, ma per chi di voi è capace invece di usare gli strumenti di disegno e di utilizzare anche le funzionalità avanzate dell'applicazione, si possono fare delle vere opere d'arte in formato digitale. Abbiamo detto, questo è un prodotto premium di altissimo livello, può competere con i migliori tablet di Huawei e anche con l'iPad Pro. Ovviamente il prezzo è proporzionato, parliamo di 999 euro, che però vanno
sempre calibrati rispetto a quanto chiedono iPad e Samsung per dispositivi simili. Sono quasi il 50% in più in entrambi i casi. Un oggetto davvero molto completo, un oggetto che funziona davvero alla grande, ma soprattutto incredibilmente bello da guardare, perché utilizzare questo display è un piacere assoluto. Ci troviamo prestissimo su Mr. Gadget.tech.